Concentriamoci sull'ospite, ecco, di tutti i venerdì, è il dottor Francesco Di Fante, oh, esperto nel linguaggio non verbale del corpo. Eccoti, ciao Fra. Eccoci, direttamente dagli anni 80 con questa bella musichetta. È bello, non so, avere una sigla. Non so perché te l'ha messa questa roba. Ma questa si sa che è la mia sigla non ufficiale. Ah, è la sua sigla non ufficiale. La sigla delle sciabolate di champagne. Allora, lui è il suo pizzino. Sì, che viene pizzino qua con un 3 centimetri di foglietto. Bernardo Provenzano ti fa una pippa. Infatti, lui si è laureato all'Uni Provenzano. Il dono della sintesi è tutto, quindi tanti appunti in un piccolo foglio vanno bene. Va bene, dietro c'è la spesa, però sì, non esatto, ti confondere. Ma quello è un altro discorso. Ok, allora, caro Fra, parliamo di come ottimizzare il primo appuntamento, perché il primo appuntamento è quello che poi svolta tutto il rapporto, se dovesse continuare ovviamente la relazione. Allora, tutti i marpioni, carta e penna, possiamo dirlo. Certo. Okay, dai. Vediamo che cosa ci dice, perché poco tempo fa la dottoressa Spina, la nostra sessuologa, ci aveva raccontato che per il primo appuntamento, se vuoi una cosa che finisce cotta lì e mangiata, dai proprio tutto subito, te stesso, sciaboli. Mentre se invece hai in mente di programmare un minimo di futuro, cerchi di centellinare, ovviamente. Accorto. Ok, allora Fra, da che iniziamo? Allora, cominciamo a dire che la dottoressa Spina ha ragione, quindi ecco, diciamo, già l'approccio più sexy, più veloce, tra virgolette, per diciamo un'avventura, magari una toccata e fuga. Tu di solito... Io voglio il mio avvocato. A parte questo, invece, quando vogliamo, ecco, entrare in relazione con una ragazza per magari fare qualcosa di più serio, sì, è giusto anche mostrarsi per quello che si è, quindi non solo l'attenzione alla propria bellezza, al proprio vestiario o così via, ma anche parlare di cose, di se stessi, parlare di cose interessanti o che la possono interessare. Al di là di questo, vediamo come il linguaggio del corpo può comunque darci delle indicazioni sul primo appuntamento. Non c'è una seconda occasione per fare buona la prima, quindi attenzione, massima cura dell'aspetto. Io scrivo, vai. Ok, massima cura dell'aspetto. E di conseguenza anche il vestiario. Non possiamo dimenticare che il vestiario è una parte di noi, cioè la vestemica, che è proprio appunto la scienza che studia il modo di vestirsi, il modo di abbigliarsi, sì, studia il modo in cui accostiamo i colori. Però non dobbiamo uscire da quello che non siamo. Esattamente, no? Cioè, e qui arriva il bello, ovvero la scelta di vestiario e accessori, sì, deve essere curata, ma deve essere in linea esatto con il nostro personaggio. Non è che un giorno arrivi vestito da torero solo perché è il primo appuntamento. Con una spagnola. Esatto, cosa che tu fai, esatto. Esattamente. Bravo, bravo. Allora, sputalamenti qua. Quindi, dai, il vestiario avanti, come no? deve essere? Quindi assolutamente curato, ma in linea con la personalità, perché altrimenti si rischia un autogol, perché comunque è difficile portare avanti, che non si è attori consumati, ma non ha neanche tanto senso portare avanti un personaggio. A meno che non sia una secca e mangiata, come diceva, cotta e mangiata. Per esempio, il dottor Di Fante ha esperienze, si è vestito anche da Emiro per conquistare una notte di passione. Certo. Il problema è che non avevo la valigetta con i milioni dentro, peccato, quindi ahinoi. Ma scusa, però adesso non voglio fare bastian contrario, però è normale che uno al primo appuntamento si fa una doccia e si veste bene, no? Questo fin qui ci siamo, quindi siamo tutti d'accordo. Attenzione però, ora comincia il bello, cioè che le donne sono molto più attente ai dettagli degli uomini. Certo. Questo, ok, mettiamolo in un cassetto, chiudetelo e fidatevi, perché sì, no, su questo vai. Ok. Poi attenzione, perché le donne quasi obbligatorio alla prima uscita usare il rossetto, che può essere, a seconda della personalità o dell'effetto che vogliamo provocare nell'altro, più aggressivo, magari con un rosso più intenso. Però io non ho capito bene una cosa, cioè l'uomo che si deve comunque vestire in un certo modo deve tendere all'eleganza o può dipende cioè, da con chi stai uscendo, che serata stai programmando, chi è l'altra persona, ma soprattutto chi sei te. Questa è la prima regola. Di base lavati comunque, quello sempre. Però come dico io, vestirsi da pinguini in frac quando non si è mai portato un frac a volte ci rende un po' ridicoli, insomma. Certo, è normale, voglio dire, anch'io non ho mai indossato un frac, ancora non lo provo, però. Certo. Poi allora abbiamo visto il rossetto comunque per la donna. Allora, se vuole dare uno so che di aggressivo, ovviamente andrà sui toni rossi più intensi. Mentre se è una molto per bene, candida, insomma anche timidina, andrà sul rosa, su queste cose, insomma. O anche un semplice lucida labbra, ecco, che fa molto semplice sicuramente. Però il rossetto è importante perché trasmetti già un messaggio, esatto, trasmette un messaggio di sensualità all'uomo, perché quando le labbra si gonfiano naturalmente per l'eccitazione, il rossetto richiama questo fenomeno, bocca l'uomo e passione, lo nota. Dai. Allora,
sapevo sta roba delle labbra che si gonfia, labbra che si gonfiavano. Poi attenzione a scegliere posti con la luce possibilmente soffusa, oltre che per fare i marpioni. Sì, Alessandro mi guarda interessato. No, sono molto attento. Anche per mascherare le imperfezioni. Bravo. No, per quello c'è il Max Factor. Il brucolo del Burger King almeno lo copriamo, lo tamponiamo così. Esatto. Ecco, vuoi dare anche una marca di un gloss, visto che senti, tu ma per vai l'uomo, avanti pensa, a slogan. Io voglio aprire un dibattito con te in questa cosa. L'uomo mi si deve presentare con la barba incolta o deve fare attenzione a radersi? Beh, lì c'è, perché lì è una scuola di pensiero che divide, lo so, ragazzi. Neanche sì, mi ammazzano. C'è la barba rasata, quella da 10 giorni, quella da 5, quella da 5. Allora, noi abbiamo avuto la nostra criminologa che ci ha detto: ogni volta che un uomo si fa la barba muore un ormone della donna. Ecco, una cosa del genere l'ha detto anche a me. Ah, bene, ragazzi, che è sempre in compagnia del dottor Francesco Di Fanta, esperto, esperto del linguaggio del corpo non verbale. Scusa se ogni tanto inceppo su tutta la dicitura. Allora, Francesco, stiamo parlando del primo appuntamento, come ottimizzarlo, sì, come renderlo piacevole, magari anche come prolungare appunto la relazione, perché il primo appuntamento, no, è come la prima stretta di mano, è quella l'impressione che fai la prima volta. Se la mano ti è giochi sudata, tutto, è un casino, o molle, peggio ancora mi sento. Allora, abbiamo parlato di come bisogna, insomma, bisogna avere anche un po' di accortezza nel vestiario, farsi una doccia, quello lo ripeto io, perché capita di tutto. Ovviamente per le donne è inutile dirlo, curare l'aspetto fisico e soprattutto con il colore del rossetto comunicare il tipo di personalità o cosa ti aspetti da quello da quell'incontro, perché se ti metti un rossetto rosso hai quel, no, quell'atteggiamento da pantera. Se vai con un gloss, un lucida labbra o un rossetto rosa, è già forse, esatto, sei una di quelle che alla al primo appuntamento non la dà. Ok. Anche se, scusa se mi permetto, dimmi. Il gloss secondo me si mette dalla parte aggressiva. Sei un esperto di gloss? No, è però esperto di donne col gloss. Ne ho conosciute, e il gloss è acqua, comunque. Ti piace quello appiccicoso? No, di quella sensazione. Ragazzi, che schifo, andiamo avanti. No, perché ci sono dei maschi che odiano il rossetto. Quelli mamma sposati. Mamma mia, insopportabile. Sì, sulla camicia. È una cosa insopportabile. Una cosa insopportabile. Vabbè, come ti muovi? Come mi muovo? Faccio danni. Allora, invece il prossimo step è la luce soffusa. La luce soffusa, che sia una cena a lume di candela a casa di uno dei due o che sia un locale, la luce soffusa è importante perché naturalmente in questo modo la pupilla si dilata di entrambe le persone con poca luce. E questa dilatazione fa sì che si crei un'attrazione tra le due persone, cioè che ci si piaccia di più. Effettivamente una persona con le pupille dilatate piace di ma più. Ma la pupilla si dilata automaticamente se la luce si abbassa? Sì, sì, ah, sì, wow. Sì. È un fenomeno, sì, come l'otturatore di una macchina fotografica, no? Ah, se basta pensare a come i gatti, ecco, sì, è vero, come i gatti. Okay, poi quindi è importante nel primo appuntamento cercare ovviamente un contatto fisico. Attenzione, di che tipo, bravissima. Magari se è una cena o comunque si sta a un tavolo seduti insieme, è importante, diciamo, come obiettivo la mano, cioè toccare la mano altrui, certo. Ma nella parte sì, interna. Bravi. Lo facevamo al liceo. Perché il palmo e i polpastrelli sono delle zone dove i ricettori tattili sono in maggior numero rispetto al resto del corpo, quindi sono più sensibili. Insomma, sono le papille gustative della mano. Però voi maschietti, smentitemi se sbaglio, il primo contatto di solito si crea al ristorante, quando tu ti alzi, dici vado un secondo in bagno, passi accanto e magari la mano sulla spalla. Ma te che brivido, sei veramente provolone, ragazzi. Provolone dell'Ottocento. Sì, certo, ragazzi. Senti, provolone. Invece ti volevo dire una roba sulla mano. Ma è vero che tipo se un maschio, cioè appunto che ti prende la mano e col dito, ok, ti fa dei cerchi sul palmo, quello è un messaggio. È un messaggio d'amore, passionale. Sì, ci sono molti gesti emblematici, quindi appartenenti a una cultura, oppure anche, diciamo, simbolici, iconici, che possono far capire la predisposizione o la voglia dell'altra persona a creare qualcosa di più di un contatto. Detto volgarmente, uno di due mi si sta arrapando, possiamo dirlo? Possiamo dirlo? Oh, dai, okay. Chiamiamo tipo le cose per il me. Il gesto classico a nocca chiusa, ecco, il dagadang di stantuffo, il dagadang che noi volgari. Allora, se tu ci permetti, tanto ti teniamo un altro intervento, perché il mi sono persa qualcosa. No, è che stavo pensando al gesto da fare anche a distanza, no? Se tu sei in un locale da una parte all'altra vuoi comunicare, il gesto è esplicito. Il gesto è esplicito, va bene, no? Perché non commento l'hanno neanche capito, perché conosco le donne con cui uscite.
Radio Manamanao, News All Music, Alessandro, eccoti, Rodrigo, eccolo, di Fant. Ecco, l'argomento era interessante. Primo appuntamento, esatto. Non riepilogo, no, è cavoli vostri, se vi siete appena sintonizzati. No, comunque, vabbè, attenzione come vi vestite. Il primo appuntamento, attenzione a come vi vestite, attenzione alle luci, attenzione alle mani, attenzione a creare un contatto. Tutta un'attenzione, tutto attenzione. Bene. Attenzione anche a oltre a creare quel famoso contatto con la mano, col palmo e col pastrelli, come detto, esatto. Cerchiamo ovviamente di entrare nello spazio cosiddetto intimo. Di rispetto, no? Non più? No, lo spazio intimo, aspetta, sì, lo spazio intimo è una dimensione della prossemica che indica lo spazio tra, diciamo, un 0 centimetri e il mezzo metro. Quindi è lo spazio, diciamo, la lunghezza più o meno, un po' di meno di un braccio, che indica lo spazio in cui la persona può entrare solo col nostro permesso, in qualche modo, no? Quindi che è uno spazio molto personale. Tra me e te c'è un braccio. Sì, più o meno, esatto. E quindi è importante entrare in questa sfera per far sentire appunto la propria vicinanza, non solo fisica ma anche psicologica. Ma una domanda, i posti a tavola, tavolo da due, uno di fronte all'altro o uno di fianco all'altro? E lei o lui con le spalle alla porta o all'ingresso o alle Mi sembra che lei non dovrebbe dare le spalle alla porta, se non ricordo male. Allora, di solito si lascia la possibilità alla donna di scegliere il posto, se spalle alla porta o spalle al muro. Okay. Spalle alla porta se magari non vuole essere vista o disturbata da altre persone. Se è l'amante. Spalle al muro invece se vuole sentirsi più protetta e non gli importa di essere osservata dagli altri. Quindi di solito fate scegliere alla donna. Esatto, alla donna. Quindi oltre a cercare di entrare in questo spazio intimo e in qualche modo, ovviamente lecito, poi c'è anche il discorso dell'osservazione. Cioè, se la ride da solo, certo, che vuol dire? Che sono uno psicopatico, si sa. Sì. Allora, attenti a come muoviamo gli occhi. Certo, attenzione. Ovvero, a parte il classico evitare di fissare le zone intime o con riferimento sessuale troppo lungo, perché brava o altro, o la coscia scoperta o quant'altro, perché insomma, alla lunga o anche a breve potrebbe sembrare un po' pesante. Scusa, ma in che ristoranti vai? Con i tavoli trasparenti? No, ma poi lascia aperto. Ristoranti con i tavoli trasparenti, le cosce come gli adeguati. Le donne. No, fai cadere le posate. Macchina, no, lui fa cadere le posate, i tovaglioli, sta tutta la sera a raccogliere cose. Certo, mi casca. Le cose. Lo assumono nei ristoranti. Per poi questo. Attenzione, perché osservare l'altra persona in maniera troppo insistente può comunque mettere a disagio. Quindi, se è vero che il contatto visivo aiuta a creare empatia, non esagerate, perché potrebbe sentirsi pressata. Poiché spesso in un primo appuntamento si sta vicini, quindi il contatto visivo si soffre di più quando si è così vicini. Senti. Quindi attenzione a non essere dei invadenti. Ti faccio una domanda che esce fuori da tutto il meccanismo mentale che ti hai ricreato a casa ai foglietti. Ma se durante il primo appuntamento si crea quel minimo di imbarazzo dove né lui né lei hanno più argomenti. Mamma mia, che ansia. Che fai? Quello che fai? Come fai per andartene? Cioè, per andartene? Oppure per rimediare a ma questa situazione. È la puntata sull'ultimo appuntamento. Ah, quello era l'ultimo. No, vai, scusa, ma magari non è perché non ci sono argomenti o perché si sono intimiditi tutte e due, non lo so, ci saranno dei motivi per cui a un certo punto si crea l'imbarazzo? Beh, se si crea un imbarazzo e non si riesce ad andare avanti, a un certo punto credo che si senta, no, tra entrambi questa freddezza e si paga il conto a un certo punto. In tutti i sensi. Ho capito. Caro dottore, per qualche ascoltatore è una gran cafonata al secondo o al terzo appuntamento già lanciare dei messaggi con le mani. Ah, figurati al primo. Cavolo, noi parlavamo del primo, cara Rosanna. Esatto, no, è il primo, noi parliamo del primo. Noi parliamo addirittura del primo, però risulta una gran cafonata. No. Forse si è confuso il fatto col toccare il palmo della mano con quello di tracciare dei disegni. È una carezza. Esatto, sono cose contatto, diverse. Dai. Toccare col dito all'interno di una mano è un po' più esplicito. Invece un semplice contatto palmo-palmo alla fine è lo stesso che si dà in una stretta di mano. In quel senso è abbastanza innocuo, voglio dire. Poi insomma, se ci sei uscita perché ti piace, no? Esatto. Esatto. Un'altra cosa, attenzione, perché osservare una persona quando parla, fate attenzione a non osservarla troppo sugli occhi e la bocca. Esatto. E dove la devi guardare? No, cioè non fissate sempre gli occhi o sempre la bocca, ma provate a muovere un pochino lo sguardo sul volto, perché evita di creare quel tipo di ansia che tu appunto stai dicendo. Certo. Okay. Poi? Poi c'è un altro trucco importantissimo che è ripreso anche da un famoso film, Hitch, che molti conosceranno, il trucco delle chiavi al primo appuntamento, per chi vuole essere appunto un po' più
come dire, audace e vuole provare a strappare addirittura un bacio al primo appuntamento. Sì. Divento rosso quando dico queste cose. E praticamente è il trucco delle chiavi, ovvero si accompagna di solito, insomma, la ragazza a casa, di fronte al portone. Se lei prende le chiavi e ci comincia a giocare, quello è un buon segnale. Che voleva salire a casa tua? Ma diciamo che sta creando una pausa, un'attesa, perché una persona che ti saluta prende le chiavi e in due secondi sono già dentro la toppa e è entrata. Invece se comincia a giochicchiare le chiavi... Allora aspetta, mi sono confusa. Lui accompagna a casa lei. Se lei tentenna con le chiavi è perché sta per dire: vieni, vuoi salire? Può essere un buon momento per un bacio, non esageriamo, magari davanti alla porta. Senti, e poi la salutiamo. Quando non due persone si baciano, ok? Quando due persone si baciano, guardami di fante. Sì, cioè, guarda. Come deve essere? Cioè, uno che si proietta tutto addosso all'altro, oppure i due si devono incontrare a metà strada e fare magari quella fintina lì che poi ti ritrai e poi ti è. Quella doppia finta. Sì, dai, c'è il gioco di non buttarsi totalmente addosso all'altro, ma diciamo di fare la maggior parte del percorso da parte magari dell'uomo che si sta proponendo, e poi la donna fa quel piccolo spazio che manca. Piccolo spazio pubblicità. Genere, se la donna che si propone viene fraintesa o... Cioè, dipende come dalle funziona? Culture e dalle personalità. Ah, ok, quindi non è importante. Non è che se tu ti proponi al primo appuntamento con un bacio l'altro pensa: ma guarda questa qui che è poco di buono. Io no. Vabbè, ho capito, no. Ma tu non devi parlare per te, devi parlare per quello che hai studiato fino adesso. Vabbè, no. Dai. Va bene così. Allora comunque dicono, sì. Io adesso diamo voce anche ai ragazzi che ci stanno scrivendo, in tantissimi, sì. Ho capito il discorso dei disegni con le mani, ma per me sarebbe imbarazzante comunque, ecco. Specie se è una persona che si conosce appena. Quindi, sì, beh, molto... sì, quello appunto dipende anche dalle personalità. È personale, certo. In mezzo a tutti questi consigli ci sarà qualcuno più adeguato, altri che si scelgono. Dottor Di Fant, le vorrei dire che tra i nostri ascoltatori di quest'oggi c'è anche una persona molto famosa, che equivale a Vincenzo D'Amico, che ti sta seguendo passo passo tutte le tue tesi sul broccolaggio ed è molto attento. Attenzione. Ottimo, ottimo. Va bene, Vincenzo, ti diamo un bacio. Allora ragazzi, il tempo a disposizione è, ahimè, finito. Fra noi ti congediamo ovviamente metaforicamente, perché ora arriva la sessuologa, tu rimani sempre a battergli i pezzi, per cui non è un problema. La cosa da ricordare è il sito, vero, Di Fant? www.francescodifant.it, dove ci sono i tuoi libri e tutti i corsi che fai. Allora ti ringraziamo, a venerdì prossimo. Hola. Ciao.